Gli allucinogeni, principalmente la dietilamide dell'acido lisergico, quindi l'LSD, la mescalina e la psilocibina, che sono tutte e tre collegate alla cosiddetta cultura psichedelica nella storia. Gli allucinogeni hanno come meccanismo d'azione, esercitano un agonismo parziale del recettore 5-HT2A. Andando sostanzialmente ad agire, andando a interferire nella regolazione soprattutto del glutammato a livello frontocorticale. Questo perché il 5-HT2A è particolarmente implicato proprio nella regolazione del principale neurotrasmettitore eccitatorio del sistema nervoso centrale, appunto il glutammato. Meno chiaro sembra essere invece il meccanismo di azione di alcune di queste molecole, come la mescalina. Esistono effetti di tipo stimolante associati all'utilizzo di queste sostanze, ma anche l'induzione di irrequietezza e iperattivazione del sistema neurovegetativo. Esperienze di tipo psicoedeliche sono molto frequenti, che vanno dall'euforia alle illusioni, alle iperestesie visive fino alle sinestesie con veri e propri quadri allucinatori. Stato di tipo ansioso e nella maggior parte dei casi alterazione dell'esame di realtà che può essere però anche conservato.